I malviventi che questa notte prima delle 4 hanno fatto saltare il bancomat della Banca dell'Umbria di via Roma Valfabbrica, deve essere che hanno calcolato male la dose di acetilene. L'idrocarburo a base di carbonio è esploso, ma i danni li ha fatti solo alla parte esterna della cassa. Sì, perché nell'intercapedine che si crea all'interno tra un cassettino e l'altro, il più semplice degli alchini non era dosato bene ed è un bel botto che ha svegliato mezzo paese, ma i soldi sono rimasti dentro. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati i carabinieri di Valfabbrica e poco dopo, per competenza e per le indagini, quelli di Assisi al seguito del maggiore Marco Vetrulli. L'ultima volta che il cassettino è rimasto lì, sul luogo dell'assalto, è accaduto il 7 di giugno, quando è stato fatto saltare il postamat a Ponte della Pietra in via Sette Valli a Perugia.